Bentrovati a un nuovo appuntamento con Toscana Parlamento, il settimanale di approfondimento sui lavori del Consiglio regionale a cura della redazione di Italia 7. In apertura ci occupiamo di Fondazione Sistema Toscana, ovvero la fondazione che gestisce il portale internet della regione, ma anche la promozione turistica dei vari territori toscani e sostiene le attività cinematografiche ed audiovisive. È stato approvato il bilancio di esercizio per l'anno 2022. Approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale la proposta di deliberazione del bilancio di esercizio 2022 di Fondazione Sistema Toscana, col voto favorevole di Partito Democratico e Italia Viva e quello contrario di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. A presentarlo in aula la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giachi, che ha parlato di un atto che arriva in ottime condizioni con parere positivo di tutti gli organi di controllo. È un bilancio che non ha rilievi particolari dai revisori, ha avuto alcune raccomandazioni, ma dagli uffici del settore programmazione sono osservazioni e raccomandazioni in parte di maniera che invitano a rispettare il parametro dell'assunzione di nuove risorse del personale, ma quest'anno la Fondazione forse per la prima volta addirittura non ha sforato il limite di autorizzazione che la Giunta gli aveva concesso con riguardo alle risorse umane e non lo ha fatto benché il valore della produzione sia aumentato del 2%, quindi un aumento contenuto dei costi inferiore al valore della produzione, tant'è vero che il bilancio è inutile. Quindi abbiamo approvato a maggioranza, le opposizioni rilevano al solito una sovrapposizione con i compiti di Sviluppo Toscana, ma è bene ricordare che è solo una parte delle cose che Fondazione Sistema Toscana fa ad andare in, più che in sovrapposizione, in convergenza, in sinergia con l'operato di Sviluppo Toscana. In realtà Fondazione Sistema Toscana ha un'operatività ad amplissimo raggio su tutti i settori della cultura, della diffusione, soprattutto la Film Commission, tutto il lavoro sul digitale con l'Internet Fest e solo in parte appunto di promozione di valorizzazione dell'identità toscana, competenza che va incontro alle competenze di promozione del marchio Toscana più tipiche di Sviluppo Toscana. Dal punto di vista tecnico e del bilancio, naturalmente è tutto in regola nei confronti di quella che è l'attività e le spese e finanziamento di questo soggetto pubblico che da anni lavora per lo sviluppo, la promozione del turismo, ma di cui ancora oggi non ci vengono dati con esattezza quelli che sono i parametri, gli indicatori che ci dicono se veramente i soldi investiti all'interno di questo contenitore importante della regione sono soldi che vanno che raggiungono l'obiettivo. La domanda famosa: se non ci fosse questo ente della regione toscana, il turismo in Toscana sarebbe il medesimo, sì o no? Si svilupperebbe nel medesimo modo o no? Non ci sono indicatori che ci permettano di rispondere a questa domanda e ci dispiace perché l'impegno degli operatori, di tutti coloro che lavorano, è grande. Il turismo è un metacomparto profondamente intriso di peculiarità che sono della regione toscana ed è importante che il turismo sia portato avanti bene nel rispetto del territorio. Questo ente può aiutarci a farlo, ma noi non abbiamo neanche misuratori per capire se possiamo aiutarlo a fare di meglio o meno, e questo è l'unico motivo fondamentalmente del voto contrario al bilancio. Fondazione Sistema Toscana è una società in house della regione che tra le sue finalità ha quella di promuovere la digitalizzazione e l'offerta turistico-culturale della Toscana. Oltre a questo fa anche altre cose, tra cui l'audiovisivo, promuovere l'audiovisivo, i film, che promuove il marchio Toscana. Il revisore unico non ha trovato grandi problematiche nel bilancio, però ha fatto delle raccomandazioni più che altro per quanto riguarda la questione del costo del personale. Noi della Lega abbiamo sempre sostenuto che il marchio Toscana, oltre ad essere promosso da Fondazione Sistema Toscana, è anche una caratteristica di Sviluppo Toscana. Quindi secondo noi uno dei due è di troppo. Il ciclismo, si sa, è uno degli sport più praticati nella nostra regione, che si presta anche particolarmente per la sua conformazione morfologica. Ebbene, il Consiglio regionale ha premiato con l'importante riconoscimento delle ali
del Pegaso il campione italiano Simone Velasco, 27enne, nato a Bologna, molto legato al nostro territorio. Si è svolta in sala Gonfalone a Palazzo del Pegaso la cerimonia di conferimento delle ali del Pegaso al campione italiano di ciclismo Simone Velasco. Il nuovo campione italiano dei professionisti, 27 anni, nato a Bologna, che corre per la Stana, ha vinto a Comano Terme, in provincia di Trento, la prova in linea del campionato italiano dei professionisti. Il padre Gabriele è dell'isola d'Elba e aveva una scuola di vela, la madre Elisa è emiliana. È un grande orgoglio, è il motivo per il quale il Consiglio regionale consegna la massima onorificenza alle ali del Pegaso, che è il senso di un giovane che vola, è volato a vincere un campionato italiano e indossare una maglia tricolore che nel ciclismo ha un valore importante perché se la porterà con sé per un anno in tutte le competizioni professionistiche, porta in giro il nome dell'Italia nel mondo, ma porta in giro la nostra isola, l'Elba, che poi di fatto è un'isola che rappresenta la Toscana, e questo per noi è un motivo di soddisfazione, questo è un riconoscimento che per quanto mi riguarda anche un motivo di grande soddisfazione, non soltanto per aver praticato ciclismo a livello agonistico, per essere un amante di questo sport, ma un grande riconoscimento a un giovane che ha davanti a sé una grande strada, un grande futuro e soprattutto anche un momento delicato per lui dopo l'ultima caduta, quindi anche l'occasione per confortarlo rispetto a una conclusione della stagione che comunque rimarrà nella storia della Toscana e del ciclismo a livello nazionale. Simone Velasco è un orgoglio prima di tutto toscano, che rappresenta la grande tradizione del ciclismo toscano e in questo caso anche elbano, essendo lui dell'isola d'Elba, campione d'Italia, ci rappresenta anche nella tipologia dello sport, perché il ciclismo è uno sport dove la passione di questo ragazzo l'ha portato a un traguardo così importante. Oggi è uno dei campioni a livello italiano che si sta affermando e su cui possiamo puntare. Questo è motivo sì di grande orgoglio, ma anche per uno sport che vede tanti ragazzi impegnati, tanti ragazzi che fanno gavetta come l'ha fatta Simone Velasco e che oggi lo vedono veramente a livello nazionale e anche internazionale tra coloro che possono darci anche tante soddisfazioni in futuro, e quindi gli auguriamo veramente un percorso sempre più importante. Devo ringraziare tutti per questo bellissimo riconoscimento, per me è un onore. Quest'anno è stata un'annata quasi magica e abbiamo raggiunto grandi risultati, tra cui la maglia tricolore, che è motivo di grande orgoglio per noi, e dai, siamo fiduciosi di poter continuare su questa strada. Indossare la maglia tricolore lungo tutte le strade del mondo è sempre un brivido che corre lungo la schiena, è la responsabilità di una nazione, e quindi è appunto una spinta in più a dare sempre il massimo e a far vedere quanto vale la nostra terra e insomma e noi. Il sogno sarebbe prendere parte al Tour de France, quest'anno parte proprio qua da Firenze, e sarebbe una grande cosa riuscire a partire. Ora abbiamo anche una maglia tricolore sulle spalle, quindi anche il giro è molto importante, quindi cercheremo di stilare un programma adeguato e poi magari proveremo a fare entrambi. A me piacerebbe fare entrambi, ora con la squadra ci troviamo nel fine settimana per buttare giù un piano, e comunque sono fiducioso di poter essere presente ad entrambi. Ci spostiamo adesso a Montecatini Terme, dove torna il festival Food and Book, giunto alla nona edizione, e prevede il racconto del cibo appunto attraverso i libri, ma anche vere e proprie dimostrazioni di chef che presentano le proprie creazioni. A Montecatini Terme torna Food and Book, la manifestazione con scrittori e autori che nei loro libri raccontano il cibo, e chef che il cibo lo presentano con le loro ricette, spesso in libri di successo. Il programma del festival, che si svolge dal 26 al 29 ottobre a Montecatini Terme, è stato presentato nella Sala Affreschi a Palazzo del Pegaso. L'affascinante cornice Liberty della città toscana ospiterà la nona edizione del festival, che quest'anno si svilupperà in più sedi: le Terme Tettuccio, sede tradizionale di Food and Book, le Terme Tamerici e il Palazzo del Turismo, edificio del secolo scorso che dopo anni di inutilizzo è stato recuperato dall'amministrazione comunale. La cultura del cibo e il cibo nella cultura, un binomio assolutamente vincente che fa di Food and Book una delle manifestazioni eccellenti della nostra Toscana.
Quest'anno è arrivato alla 9ª edizione e siamo lieti come Consiglio regionale di ospitare la presentazione qui presso la prestigiosa sede del Consiglio regionale della Toscana. E posso dire che quest'anno c'è stato un ulteriore avvicinamento tra il territorio anche di Montecatini e il Consiglio regionale. Siamo tutti molto curiosi di questa edizione di Food and Book anche dal punto di vista programmatico culturale, perché si tratterà di temi molto seri, l'olio che è sicuramente uno dei prodotti identitari della nostra Toscana, e il tema del lavoro nella ristorazione e nel turismo. Non sempre è facile trovare delle figure professionali in questi settori, e quindi ecco, si collegherà l'attenzione per il mangiare anche a temi culturali e politici che sono sicuramente molto importanti. Questo evento Food and Book è molto importante per la città di Montecatini. Io dal mio punto di vista la vedo importante perché vengono coinvolte l'Istituto Alberghiero, che è diciamo un'eccellenza di Montecatini, e l'Istituto Agrario, che è a Pescia ma è comunque un'eccellenza della Val di Nievole. I ragazzi dell'Alberghiero saranno dappertutto e cucineranno anche per le persone che potranno andare a mangiare nella sede appunto della Querceta, che è la vecchia sede dell'Istituto Alberghiero. È un'edizione molto centrata sui temi dell'attualità. Parleremo dell'olio, che è un tema identitario per la città e per la Toscana. Parleremo dei problemi che il mondo dell'oreca, della ristorazione, degli alberghi, dei pubblici esercizi hanno rispetto al tema lavoro, e questo lo faremo con degli interlocutori piuttosto importanti. Questo nell'ambito di quello che poi Food and Book è stato e sempre si ripropone di essere, cioè un momento di incontro tra la cucina, gli assaggi, la presentazione di libri che chiaramente girano intorno al tema del cibo, confermando quello che Montecatini fa e intende fare, cioè cultura per almeno 9 mesi l'anno. Food and Book è un po' la chiusura del momento di fine stagione. Il rapporto tra cucina e libri e cultura. Questo è il punto di forza del Festival Food and Book. Festival Food and Book che si caratterizza con un sottotitolo, con un claim che è la cultura del cibo, il cibo nella cultura, che rappresenta un po' questa idea. Praticamente chi partecipa? Partecipano chef famosi che cucinano e raccontano il cibo con le loro cucine, e scrittori che nei loro libri in qualche modo trattano il cibo. Quindi sono sia autori che scrittori. Questa è l'impostazione. La novità di quest'anno è l'attenzione forte per quanto riguarda il lavoro. Allora, io a Food and Book presento il 7° volume dell'Arte in Cucina. È un volume che sta avendo un grande successo editoriale, edito dalla Giorgio Mondadori, quindi il gruppo Cairo. E io tutti gli anni sono stato invitato a presentare il volume, devo dire che mi ha portato bene il battesimo con Food and Book, quindi sono molto soddisfatto e sono anche molto contento di essere qui anche in questa edizione. Il focus di quest'anno dell'Arte in Cucina praticamente è tutto sui dolci, quindi abbiamo in copertina la pasticceria Marchesi di Milano, gruppo Prada. All'interno ci sono una serie di ospiti, all'interno del libro intendo dire, il 7° volume, ci sono una serie di ospiti da Gianmarco Tognazzi, Alessandro Borghese e molti altri, quindi devo dire che in questi anni abbiamo intervistato Bruno Vespa, abbiamo fatto tanti nomi e tanti personaggi estremamente importanti della cultura e dell'enogastronomia italiana. È un libro che sposa l'arte con la cucina, quindi gli artisti italiani con le eccellenze enogastronomiche del nostro paese. Ed è tutto anche per questa puntata di Toscana Parlamento. L'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento.